Ti preghiamo, Signore, manda il tuo spirito in mezzo a noi, nei nostri cuori, apri le nostre orecchie, falle capaci di ascoltare non quello che l'uomo dice, ma quello che tu dici attraverso queste parole umane. Ti prego, Dio onnipotente, ti preghiamo tutti, rivelaci qualcosa del tuo immenso, meraviglioso e potentissimo spirito, terza persona dell'eternità, per Cristo nostro Signore. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu tra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». E poi il famoso Magnificat, il canto di Maria, conseguente all'incontro con Elisabetta. Ecco, per capire che cosa ha fatto lo Spirito Santo, in queste occasioni bisogna fare alcune premesse. Allora, numero uno, vi chiedo, Elisabetta sapeva che Maria era incinta del Figlio di Dio fatto uomo? Sì o no? Franco dice no, voi altri che dite? L'angelo ha detto a Maria, io ho detto Elisabetta sapeva che Maria, Maria aveva provato a dire a qualcuno che cosa aveva fatto Dio in lei? Se avesse provato a dire a qualcuno, io sono incinta perché Dio ha fatto un miracolo in me, ha fatto diventare carne il suo figlio nel mio grembo, li avrebbero creduto? Non solo, ma dichiarare che Dio si è fatto uomo, se vi ricordate, fu la causa della condanna a morte di Gesù Cristo per bestemmia. Perché, secondo un di allora, Dio è talmente grande che neanche l'universo intero poteva contenerlo per quanto è grande. Certo, è lui che ha fatto l'universo e non viceversa. Come faceva Dio a potersi ridurre così piccolo in un cencio di uomo? Dichiarare l'incarnazione di Dio in una persona significava per un di allora una bestemmia contro la grandezza, contro l'onnipotenza di Dio. Di conseguenza non poteva essere detto. Maria, quando diventa incinta di Gesù Cristo, deve fare una sola cosa: starsi zitta, perché lei non poteva comunicare a nessuno e non poteva convincere nessuno del miracolo che era successo in lei. Questa però, questo fatto mette Maria in un pericolo mortale, perché la legge di Mosè, che era l'unica legge per il popolo di Israele, valeva come legge religiosa e civile insieme, diceva che se una donna nel tempo del fidanzamento restava incinta per opera di un altro uomo che non era il fidanzato, doveva essere condannata a morte per lapidazione. Cioè, quando si scopriva che era incinta e il bambino non era del fidanzato, a furore di popolo doveva essere presa, portata in piazza e uccisa a sassate, lei col bambino. Legge. Quindi Maria sapeva che il giorno in cui Giuseppe avesse notato la sua pancetta, rischiava di essere lapidata lei con Gesù Cristo. E lei non sapeva come avrebbe potuto evitare
il rischio di essere uccisa per abitazione. Era un problema per lei irrisolvibile. Dio, facendola diventare madre del suo figlio, l'ha anche messa, umanamente parlando, in un guaiaccio, a rischio morte, irrisolvibile, con le sue forze. Quindi, piena davanti di fede, dicendo: Dio me l'ha dato, in qualche modo farà, ma non sapeva come. Maria al rovescio sapeva che Elisabetta era incinta? Da chi lo aveva saputo Maria? Non c'è scritto, ma sicuramente la conferma, perlomeno, che la cugina era incinta, ce l'ha avuta quando l'arcangelo Gabriele ha detto a lei: vedi, anche Elisabetta, tua cugina, è incinta, anzi passa al sesto mese. Lei era sterile, ha passato la menopausa, Dio le ha fatto questo miracolo, ha realizzato un concepimento umanamente impossibile da realizzarsi. Niente è impossibile a Dio, quindi credi anche tu che in te avverrà questo miracolo. Quindi allora Maria si fa un po' di conti, passa al sesto mese, fra poco partorisce, è vecchia, chi l'aiuta? A quei tempi si andava in ospedale a partorire? Dove si partoriva? E ci voleva la levatrice, o perlomeno qualcuno che si sapeva come doveva fare. Quindi, che cosa succede? Maria, senza bisogno che la cugina, pensate, fai la telefonata: oh Maria, ma insomma, ma quando arrivi? Io sto per partorire, tu sai. Non ha bisogno che la cugina le mandi un sollecito per chiedere l'aiuto. Di suo, e qui comincia a vedersi l'ispirazione dello Spirito Santo, che in questo caso si chiama carità cristiana, di suo Maria capisce che è il momento in cui serve l'aiuto alla cugina Elisabetta e si alzò e andò di fretta verso la regione montuosa in una città di Giuda. Quanto è bella questa cosa, perché andare di fretta significa che, detto in termini semplici e belli, la carità al prossimo ti mette le ali ai piedi. Se uno c'ha veramente la carità verso gli altri, la carità ti mette le ali ai piedi per farti correre verso chi ha bisogno di te. Questa cosa, ripeto, è un'azione dello Spirito Santo dentro il buon cuore di Maria. Allora, cosa succede? Entra nella casa di Zaccaria, saluta la cugina Elisabetta. Come si salutava in ebraico? Questo abbiamo detto tante volte, dovete saperlo. Tutt'oggi, cosa dice l'ebreo quando congela un altro ebreo? Shalom, che significa? Pace. La pace sia con te, come diciamo alla messa. Shalom. Gli arabi cosa dicono? Salem, salam, così. Che significa? La pace sia con te, in arabo. La lingua ebraica e la lingua araba sono lingue gemelle, che hanno lo stesso ceppo, quindi i termini si assomigliano molto. Shalom e salam. E che cosa succede? Ecco, qui dobbiamo ben capire che cosa è successo e cominceremo a capire come con noi agisce e agirà ancora di più lo Spirito Santo. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: benedetta tutte le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che devo che la madre del mio Signore venga da me? Allora ripeto: Maria, Shalom Elisabetta. Quando Elisabetta sente Shalom detto dalla bocca di Maria, avviene un miracolo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo, noi diremmo oggi ha avuto un'effusione spontanea dello Spirito, e questa effusione dello Spirito dentro di lei ha realizzato diverse cose. La prima e la più importante è che Elisabetta sa, conosce per via soprannaturale che dentro di Maria, anche se non si vedeva nulla, poco più di un mese, due mettiamo, c'era il mio Signore. A che debbo che la madre del mio Signore, Yahweh, Dio, venga da me? Quindi, Maria, mettiamoci un attimo nei panni di Elisabetta. Lei non sa niente, Maria non glielo poteva dire. Lei vede Maria, sente il suo saluto. È la madre del mio Signore. Lei sa, conosce attraverso una cosa che non è la via comune di esperienza, che Maria è diventata madre, per di più madre del Dio fatto uomo. Allora, la nostra esperienza è questa, che noi prendiamo conoscenza delle cose attraverso i cinque sensi. In antico venivano chiamate le cinque finestre sul mondo che abbiamo noi come esseri umani. Il più importante di tutti, la vista, l'udito, la parola, l'olfatto, il tatto. E un bambino usa i suoi sensi in tutti i modi, sente, si mette tutte le cose in bocca per sentire il gusto, non ho detto la parola, scusate, il gusto. Ogni senso lo sviluppa, perché ogni senso che abbiamo ci mette in contatto col mondo esterno. Poi il cervello riunisce tutti i dati che gli arrivano attraverso i cinque sensi ed elabora le sue idee, i suoi concetti. Elisabetta ha visto qualcosa? No. Ha udito qualche cosa con le orecchie? Shalom. Ha toccato qualche cosa con le mani? No. Col gusto ha avuto? No. Allora qui c'è una sesta finestra che ha permesso ad Elisabetta di prendere conoscenza di un fatto che non appartiene al mondo della natura, appartiene anche al mondo della natura, ma soprattutto è un fatto soprannaturale. E questa si chiama una rivelazione fatta dallo Spirito Santo. La parola rivelazione, proprio nel senso letterale del termine, significa retrum velum dare. Rivelare significa che uno toglie un velo e vedi quello che quel velo ti impediva di vedere. In questo caso lo Spirito Santo ha tolto un velo, quello della carne, e ha permesso ad Elisabetta di vedere non con gli occhi di questo corpo, ma con gli occhi interiori, chi c'era dentro di lei. Il Figlio di Dio fatto uomo. Quando lo Spirito Santo rivela una cosa, quella è più certa di quello che si vede, di quello che si sente, di quello che si tocca, di quello che si odora, di quello che si gusta. È un livello di conoscenza più profondo di quello della natura. Lì si gioca la certezza, per esempio, di Dio. Quando lo Spirito Santo ci rivela Dio, diventiamo certi di Lui e diventiamo credenti con la fede di ferro che non crolla di fronte a nulla e neanche a nessuna sofferenza, neanche di fronte alla morte. Allora, quando lo Spirito Santo rivela una cosa,
arrivata una cosa magnifica, bellissima. Elisabetta, che riceve la rivelazione dello Spirito, esclamò a gran voce. Quando uno c'ha una cosa dentro di sé che è una bomba che non la può trattenere, benedetta tu tra le donne, esclama, esplode in questa lode, perché è una cosa troppo bella, troppo grande, non si può contenere nel silenzio dentro se stessi, ed esplode sotto forma di benedizione. Allora, abbiamo detto, primo miracolo dello Spirito Santo, la rivelazione a Maria, scusate, Elisabetta, di chi c'era nel grembo di Maria. Secondo miracolo, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, shalom, il bambino è esultato di gioia nel mio grembo. Qui tutte le donne che sono state mamme sanno quando il bambino nel grembo sgambetta, che è una cosa, questo solo voi donne sapete cosa è una cosa del genere. Dico che è una cosa meravigliosa sentire il bambino che ha i suoi movimenti interni. Allora, shalom, il bambino si muove nel grembo, fa un sussulto di gioia, come se fosse preso da una scossa elettrica positiva. Che cosa significa? Che non solo Elisabetta, ma anche Giovanni il Battista ha ricevuto lo Spirito Santo, solo che Elisabetta da adulta ha capito che lì c'era il Dio fatto uomo in Maria. Giovanni Battista, e beh, insomma, era quasi l'ora del parto, era bello, non si gela, qualche chilo di bambino, ha reagito scalciando con una scossa elettrica di gioia. Di più non poteva fare. Ma vi faccio una domanda. Da lì a poco sarebbe nato Giovanni Battista. Avrebbe avuto poi bisogno del sacramento del battesimo, Giovanni Battista? Aveva già ricevuto lo Spirito Santo in quell'occasione, chi serviva più? Un'altra cosa dove ricevere lo Spirito Santo. Per cui vedete, Dio per agire in noi, sì, agisce attraverso le vie ufficiali che lui stesso stabilisce, ma poi lui resta sempre libero e sovrano. Fa come vuole, quando vuole, nel modo migliore che vuole per noi. Quanto è bella questa libertà di Dio, la sua creatività nell'intervenire in nostro favore. Allora, uno può domandare, ma perché il saluto di Maria è stato così potente? Quante altre volte Maria ha detto ai suoi amici, vicini di casa, genitori, Anna e Gioacchino, ad Anna di Fanuel nel Tempio, shalom? Non è mai successa una cosa del genere. La vostra risposta, perché in questa occasione è successo tutto questo a Baradam? Maria era piena dello Spirito Santo, solo di lui, aveva in grembo Gesù Cristo. Quindi quando Maria parla, ma anche quando Maria lavora, quando Maria fa qualsiasi altra cosa, quando Maria da lì a poco avrebbe esercitato la carità di aiutare Elisabetta nel parto, era soltanto lei che lo faceva? O lo faceva insieme a Gesù Cristo? Nel momento in cui Gesù Cristo è andato ad abitare in lei, lei e Gesù sempre insieme avrebbero fatto le cose. Perché questo è importante, lo vediamo tra poco. Allora,
Sapete perché esiste nel Vangelo questo brano, questo racconto? Non soltanto per sapere qualche cosa della infanzia di Gesù Cristo, che è così importante di conto suo, perché vedete, Luca è stato l'unico evangelista che si è fatto delle ricerche proprie. Luca era dottore, quindi era un uomo di cultura, è andato a intervistare la Madonna e ha potuto mettere dei brani così importanti come quelli che stiamo affrontando in queste catechesi, riguardanti l'infanzia di Gesù Cristo e l'esperienza proprio della Madonna. Gli altri evangelisti non c'hanno niente di questo. Il Vangelo di Marco comincia con la predicazione di Giovanni Battista e da lì a poco Gesù Cristo. Allora, perché nella Chiesa degli Inizi è stato messo questo brano? Che cosa valeva per la Chiesa degli Inizi il racconto di Maria che annuncia Shalom ad Elisabetta? Allora, quando si parla di Maria, la prima credente, si parla automaticamente di Chiesa, perché noi, ognuno di noi fa il cammino di diventare credente come è stato fatto dalla Madonna, e quindi la Madonna occupa il posto di ciascuno di noi preso singolarmente e il posto di tutti noi presi comunitariamente, cioè il popolo di Dio, cioè ancora la Chiesa. Allora, oggi, nei nostri tempi, chi è che va portando Gesù Cristo in se stesso ad annunciare agli altri? La Chiesa. La parola che dice Maria ad Elisabetta, ecco che cos'è, l'ho detto tu prima, Maria, è l'evangelizzazione, l'annuncio della parola. La parola che dice la Chiesa, che dovrebbe dire, perlomeno nel progetto di Dio, è una parola solo umana o possiede in se stessa una potenza divina? Perché la Chiesa, a differenza delle altre realtà, ha Cristo Gesù in se stessa. Quando parla la Chiesa, parla Gesù Cristo attraverso di lei. La parola che dice la Chiesa è una parola umana e divina. Dice Shalom e causa l'effusione dello Spirito Santo in chi lo riceve. Questa è la cosa bella e potente. Torno a dire, ve l'ho detto, lo ripeto ancora. San Paolo dice questo: a Dio è piaciuto di salvare il mondo attraverso la stoltezza della predicazione. Perché ognuno di noi, per quanto cencio, per quanto indificante, per quanto illetterato e somaro magari che sa parlare soltanto in dialetto, può annunciare, per il fatto che ha Cristo nel suo cuore, la parola di salvezza agli altri. E col suo annuncio del Vangelo causare la conversione, cioè la salvezza eterna del prossimo. A Dio è piaciuto di salvare il mondo attraverso la predicazione del Vangelo. Allora, Maria che dice Shalom è sempre stato visto come la Chiesa nell'atto di annunciare il Vangelo. Maria che porta Gesù Cristo nel suo grembo, la Chiesa che porta Gesù Cristo nel suo cuore, la Chiesa non agisce più in maniera solo umana, ma in quanto a Gesù Cristo in se stessa, agisce su due piani in contemporanea, umano e divino. Allora vedete, io Marco Farina, ma mica perché sono prete, anche se adesso non fossi prete, fossi un qualsiasi laico credente, tu Lia, tu Laura, tu Marcella, tu Nicola, quando agiamo per conto del Signore come Chiesa, noi agiamo su due piani, umano e divino insieme. Facciamo delle cose che
scatenano la potenza dello Spirito Santo nelle persone che ricevono quello che facciamo. Per questo il nostro postulato è importante. E guai se non viene fatto, perché viene a mancare l'aiuto divino alle persone verso le quali rivolgiamo il nostro aiuto. Noi magari ci andiamo per un aiuto umano, le persone ricevono un aiuto divino attraverso il nostro aiuto umano. Perché? Perché portiamo Cristo Gesù in noi stessi. Questo è importante. Anzi, tanto più siamo, come si dice, convinti di essere uno zero assoluto e quindi straconvinti che è Cristo che abita in noi, tanto più la potenza di Cristo si può manifestare attraverso il nostro apostolato, qualsiasi esso sia, di carità, di parola, di preghiera, qualsiasi esso sia. Allora, questa è la cosa. Maria, da quanto diventò incinta di Gesù Cristo, ha cominciato a vivere ed agire su due piani, umano e divino. Noi, da quando siamo diventati credenti, portiamo Cristo nel cuore, viviamo, parliamo, agiamo in due piani, umano e divino insieme. Le persone che ci ascoltano, le persone che ricevono il nostro aiuto, ricevono Marco e Cristo. Molto meglio Cristo che Marco, perché Cristo è Dio, Marco è un assoluto peccatore. Questo agiamo sul doppio piano e facciamo un bene infinito. Nessuno di noi può sapere quanto di bene può fare una parola. Una volta, mi ricordo, su un messaggino per invitare le persone, e poi mi diceva, mi viene in mente, ci metto coraggio. Come fine, col punto esclamativo, questo è la fine del messaggio, l'invito a venire, coraggio. Qualche giorno dopo mi telefona piangendo, era una donna che era venuta qualche volta all'incontro, si era lasciato il numero di cellulare per ricevere i messaggi, stava in ospedale, era un momento critico, quando ha letto coraggio, quella parola l'ha scossa interiormente, come ha fatto con Giovanni bambino, e l'ha aiutata a superare quel momento di difficoltà riprendendo forza nel Signore, coraggio in Cristo. Così l'ha presa lei. E ha telefonato per ringraziare di quella parola. E chi ci pensava, scrivendo coraggio, che a quella persona avrebbe fatto tanto del bene? Lo sapeva Cristo, però. E ha fatto venire in mente di scrivere quel messaggio, quella parola lì, perché serviva a qualcuno. E ha fatto il suo lavoro quella parola. Una cosa stupida, una cosa potente. Quindi, ripeto, noi dobbiamo veramente imparare a fare questo, a vivere in doppia dimensione. Dal momento in cui siamo diventati credenti, noi agiamo nel piano umano e nel piano divino insieme. E Dio ci usa per fare cose di cui neanche ci rendiamo conto nei momenti in cui esercitiamo la carità verso il prossimo. Bene, allora, Maria annuncia Shalom, la Chiesa ieri, oggi e sempre annuncia la parola di Dio che porta la salvezza a chi l'ascolta e chi l'accoglie. Chi riceve la parola di Dio, da che cosa si accorge che quella parola non è semplicemente la parola umana, ma la parola di Dio? Dovrebbe essere facile capire questo. Da che cosa si accorge? Da un sussulto, si colpisce. Dal sussulto di vita, di risveglio, di potenza, e di mente, di illuminazione, di conoscenza, che quella parola crea quando viene annunciata. Non sono emozioni, sono fatti. L'emozione è una cosa... No, non è quello che si dice in televisione, l'emozione. Quante emozioni mi ha fatto provare questo film? Quante... Avete fatto due lacrimucce, quattro risate e poi finito lì. Queste sono cose che rimangono per sempre, non sono emozioni passeggere.
non si tratta di una illuminazione, si tratta di una resurrezione, si tratta di potente di vita, si tratta di cose ben più grandi di quelle che normalmente vengono chiamate emozioni. Questo è tanto vero che la parola catechesi, che è una parola che nacque nel campo ecclesiale sin dagli inizi, è nata perché catechesi significa in greco antico kata eko. L'eco significa quello che tu parli, la parete di roccia, ti rimbalzare la voce e senti l'eco. Kata significa in basso, meglio nel profondo. La parola di Dio quando ti arriva, ti scende nel profondo e ti scuote dove nessun altro riesce a scuoterti. Se parla un politico non ti può scuotere come ti scuote dentro la parola di Dio. Se parla il tifoso della squadra che tu, del campione sportivo che tu tifi, non ti può scuotere come ti scuote in profondo la parola di Dio. E proprio per il fatto che arriva dove nessun'altra realtà riesce ad arrivare, noi sappiamo che quella è parola di Dio e non è semplicemente una parola umana. Può avere il canale della parola umana, ma il contenuto è la parola di Dio per noi. Quindi Giovanni che scalcia all'annuncio della parola Shalom detta da Maria è il segno della vita nuova che la parola di Dio crea in noi quando viene annunciata. Certo, la parola umana non ha lo Spirito di Dio, non può fare nulla se non in campo umano. La parola di Dio ha la potenza dello Spirito Santo, quindi può dare la vita a chi la riceve. Come una trasformazione. Sì. Allora, vedete che meraviglia questa storia. È l'incontro, l'annunciazione, la visitazione tra la parola di Dio che viene annunciata e la parola di Dio che viene ricevuta. Noi, nel cammino di fede, prima facciamo l'esperienza di essere Elisabetta, illuminati dallo Spirito Santo, che ci parla per liberazione, che ci scuote dall'interno come ha scosso Giovanni Battista, poi crescendo nella fede diventiamo capaci di annunciare a nostra volta la parola di Dio agli altri e diventiamo Maria che dice Shalom. Ci siamo arrivati a questo punto. Si può dire anche, come dice San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo, certo, come, quello è la cosa. Allora, continuiamo sempre in questo testo. Dice e conclude Elisabetta, beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto. E qui c'è una chiave immensa per ogni tipo di grazia e di miracolo. Perché Abramo ha avuto Isacco? Perché ha creduto che Dio glielo avrebbe dato. Ha creduto nella promessa di Dio. Ha creduto, usando questi termini, nell'adempimento di ciò che il Signore gli aveva detto. Se lui, nonostante che Dio diceva avrai un figlio, non avesse creduto che quel figlio si sarebbe potuto realizzare, non avrebbe avuto Isacco. Sarebbe a dire, se Dio parla a un malato in preghiera personale e gli dice io ti guarirò, e il malato dicesse ma io sono terminato di tumore, è impossibile che io guarisca, che cosa succede? Non ha creduto nell'adempimento di quello che il Signore gli ha detto, e le cose vanno secondo il decorso della malattia, cioè del male, non di Dio. Ha perso l'amore.
Allora, nel campo cristiano tutto si realizza in questo modo. Chi crede che quello che Dio gli promette si realizza, vive di quello che Dio gli ha dato. E sperimenta che Dio non è bugiardo. E se anche quello che ci promette, come sempre anzi, è una cosa umanamente impossibile realizzarsi, credendo sperimentiamo che l'impossibile diventa possibile, cioè avviene un miracolo che per definizione è una cosa impossibile che diventa possibile perché Dio l'ha fatta diventare così. Allora, un giorno Elisabetta o chi per lei dirà: speriamo, beato te Marco, perché hai creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ti ha detto. Che prima di dirmelo quelle parole me lo fa sentire qui. Beata te Maria Grazia, perché hai creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ti ha detto. Beato te Nicola, perché hai creduto che ciò che il Signore ti ha detto si è adempiuto. E così via. Questa sarà la lode che avremo in cielo. Il merito in campo cristiano si trova nella fede per la realizzazione della promessa di Dio a ciascuno. Capite questo? Ad esempio, che Dio ci voglia pieni del suo spirito è una nostra pia illusione, è un'illusione di vanagloria o è un reale volere di Dio? Chi crede che il Signore lo farà diventare pieno di Spirito Santo realizzerà questo miracolo. Diventeremo pieni di Spirito Santo, diventeremo altri Cristi unti dallo Spirito del Signore. Se invece diciamo: ma no, io sono troppo peccatore per diventarci, io ho questo vizio, non lo sono mai tolto, non ci diventerò mai. Ecco, da noi stessi metteremo quella barriera che impedisce a Dio, dato che Dio non fa violenza a nessuno, di agire su di noi, di farci diventare pieni di Spirito Santo. Quando Maria vede tutto questo, vede Elisabetta che ha capito, vede che il bambino è sussurrato di gioia nel suo grembo, vede che il suo saluto è diventato capace di fare delle meraviglie, che fa Maria? Magnifica, esplode anche lei in un cantico di lode. Questo cantico l'aveva imparato leggendolo sul libro il giorno prima, o l'ha fatto spontaneo? L'ha fatto perché aveva un talento di essere poeta, o l'ha fatto ispirato dallo Spirito Santo? Questa è la preghiera di lode. L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Io ero un niente, una ragazzina di Nazareth, guarda che cose meravigliose mi ha fatto capitare il Signore. Adore in poi tutte le nazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, il suo nome è santo, la generazione in generazione, la sua misericordia è per quelli che lo temono. Ha spiegato la potente del suo braccio, disperso. E vede nel futuro poi, spero dello Spirito Santo, come fa Maria a dire che ha rovesciato i potenti dei troni, che Dio ha rovesciato i potenti dei troni e ha innalzato gli umili. I troni erano con i loro potenti ben seduti sopra e gli umili erano calpestati dai potenti. Ma lei vede nel futuro che questo si ribalta, perché Dio attraverso il suo figlio avrebbe fatto rovesciare il mondo. E questo rovesciamento, questo ribaltamento è in atto adesso, con Dio che innalza gli umili e rovescia i potenti dei troni. Allora ecco, la lode ispirata di Maria. Io vorrei vedere
come si fa a vivere un altro tipo di gioia. Vedete, lo Spirito Santo ti fa diventare gioioso e pieno di lode. Oggi chi cerca la gioia, che fa? Siccome non ha altro mezzo che quello di procurarsela artificialmente, perché nessuno è felice, si usano le sostanze stupefacenti, si beve, si mangia, si fanno le feste. Che cosa festeggi? Niente, voglio divertire. Cosa festeggiano i giovani andando questa sera in discoteca? Niente, si vogliono divertire. E il divertimento non è la gioia cristiana, perché il divertimento che c'è nel mondo è un divertimento di carne, il piacere del mangiare, il piacere provocato dalla sostanza, il piacere provocato dall'alcol che ti inebria, la prima parte ti gusta, dopo è peggio, ti fa male per un giorno e mezzo la testa, e la paghi cara con il senso di inebriatezza di qualche ora, eccetera eccetera. Tutto quello che fa una persona di questo mondo per provare un po' di gioia è un piacere carnale, e che sì, quando comincia sai già che finisce da lì a poco. Invece la gioia che ti dà lo Spirito Santo è la gioia che quando... Maria quel giorno è entrata in una dimensione spirituale di vita nuova ed è diventata felice così, con una pienezza di vita che prima non possedeva. Chi gliel'ha tolta più questa pienezza di vita? Quindi la gioia dello Spirito è una gioia che non finisce, perché lo Spirito non finisce, è Dio, resta sempre, nessuno lo può spegnere. E così la catechesi di questa sera. Allora, domande. Nell'esperienza del popolo di Dio dei nostri tempi, che cosa è il saluto di Maria? Abbiamo già risposto a questa, se qualcuno ha capito. Seconda domanda. Dopo aver ascoltato la catechesi, scrivi quali cose ha fatto lo Spirito Santo in questa occasione della visitazione. Tutte? Tutte le cose che ha fatto lo Spirito. Vediamo se le avete capite tutte. E perché è importante capirle? Perché quelle fa lo Spirito poi nella nostra vita. Scrivete. Ecco. Terza domanda. Elisabetta ti può proclamare beato? Ti può proclamare beata? Qualcuno di noi ha fatto l'esperienza dell'adempimento delle promesse di Dio nella propria vita? Questa beatitudine la possediamo di già, o è una cosa che non conosciamo, un tipo di gioia che per noi, di beatitudine che per noi è sconosciuta? Bene, questa è la catechesi stasera. Benedizione su tutti. Signore Dio, ti preghiamo, benedici il tuo popolo, benedici questa assemblea, riempi tutti quanti il tuo Santo Spirito, fa che possiamo davvero esserne pieni e straboccanti come Elisabetta nella lode, come Maria del Magnificat, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.